Grazie intanto per essere venuti, grazie per aver organizzato questa iniziativa, perché faccio una piccolissima premessa. Quando un anno fa, più o meno, ancora nell'altra sera, abbiamo fatto sempre qui ad aprile un'iniziativa analoga sulle avanguardie russe. Mi ricordo che nel parlarvi a un certo punto di una delle principali esponenti delle avanguardie russe, Natalia Gonciarova, avevo accennato al fatto che le avanguardie russe sono una come si dice, delle correnti che più di tutte ha diciamo, dato un ruolo paritario alle donne pittrici, e avevo detto: beh, magari potremmo fare un seminario interamente dedicato alle donne pittrici. Io fino a quel momento, diciamo, non me ne ero occupata approfonditamente. Qui sta andando, vero? Sì, io non ho toccato niente. Qualcuno prima o poi controllerà. Non me ne ero mai occupata approfonditamente. Io, per capirci, per chi non mi dovesse conoscere, non faccio la storica dell'arte, sono una sindacalista, studio arte per passione. E quindi avevo incrociato il tema delle donne pittrici così, in maniera generica, non approfondita. Però invece, in vista di dire che facciamo un seminario, mi sono messa ad approfondire quel tema. E ho scoperto che semplicemente c'era un'intera altra metà della storia dell'arte, un'intera altra metà, per lo più sconosciuta, sconosciuta anche a chi, come me, ha studiato, studia arte. Perché il tema, come dire, non era semplicemente quello che più banalmente di solito viene concepito, cioè: ma ci sono state donne pittrici oltre Artemis e Gentileschi, Frida Kahlo? Il tema spesso è affrontato in maniera anche molto banale, come: no, non ci sono state donne pittrici, ma perché è anche abbastanza facile da spiegare, no? Ci sono millenni di storia patriarcale in cui alle donne è stata impedita, spesso comunque resa molto difficile l'accesso a tutte le professioni, quindi all'arte, così come alla scienza, così come alle professioni liberali. Quindi è del tutto normale, insomma, non giustificato, ma del tutto comprensibile per come conosciamo la nostra storia, che poche donne siano riuscite ad accedere alla professione, almeno diciamo fino alla fine dell'Ottocento, metà del Novecento. Però il tema è un altro, perché invece è pieno di donne pittrici, come vedrete se ci arriviamo, se non vi annoiate prima, perché magari a un certo punto dovrò interrompere perché sto parlando troppo, ma se ci arriviamo vi farò vedere che dalla storia dell'arte greca al Medioevo, al 400, 500 e poi oltre, è pieno di donne pittrici, semplicemente che non si conoscono. Allora, la domanda che, come scrive in questa frase che ho riportato, questa femminista, critica d'arte femminista, Pauline Oreia, non è: non chiedeteci perché ci sono state poche donne pittrici. Chiedeteci piuttosto come hanno fatto le donne pittrici a superare tutti gli ostacoli e ad essere così tante. Allora, perché se sono così tante però non le conosciamo? Perché c'è una doppia discriminazione. E la doppia discriminazione è la prima, quella diciamo più lampante: difficile accedere alle professioni per le donne, eccetera. Superare i pregiudizi, gli impegni familiari, il lavoro di cura, eccetera, eccetera. La seconda è che anche tutte quelle donne pittrici o scultrici che si sono affermate nel loro tempo, che sono state apprezzate, che sono state famose, che hanno prodotto delle cose meravigliose, tra l'altro, sono state poi cancellate dai libri di storia dell'arte in tutto il Novecento. Quindi non è solo un fatto, come dire, del Medioevo. Tendenzialmente, come dire, è anche la seconda discriminazione è tendenzialmente più moderna, più contemporanea e probabilmente anche abbastanza attuale. Guardate, lo dico per esempio: nel manuale di storia dell'arte, secondo gli Stati Uniti, il più venduto al mondo, okay, il manuale di Gombrich, un manuale bellissimo, alto così, okay, ci sono
c'è un'unica immagine di un quadro realizzato da una donna pittrice che è Käthe Kollwitz, espressionista tedesca, che poi vedremo, un'unica immagine, pagina 566, su centinaia di pagine, di immagini, circa 400 e passa immagine, un'unica donna è citata in un manuale della storia dell'arte complessiva. Quindi non perché non ci siano state, ma perché vengono cancellate. E anche nei manuali, nei libri dedicati alle varie correnti. Cioè, in un libro sull'impressionismo voi troverete citata a malapena Berthe Morisot, poi ne parleremo, perché si citano, come dire, si conoscono come impressionisti Monet, Degas, Renoir, Manet al limite che impressionista non era, ma non Berthe Morisot e le altre. E se vengono e se le trovate, trovate 4-5 immagini al massimo in un libro intero. Cioè c'è stata una rimozione delle donne. Tendenzialmente, diciamo, negli anni 70 questo tema è entrato nella letteratura critica americana, anglofona più che altro, ad opera di critiche d'arte femministe che hanno iniziato a invece raccontare la storia delle donne pittrici, in particolare una critica che si chiama Linda Nochlin. In Italia questa cosa è arrivata molto molto più tardi, per cui c'è una letteratura anche italiana abbastanza recente, molto molto di nicchia, cioè raramente entrate da Feltrinelli e trovate un libro sulle donne pittrici, al limite forse lo dovete ordinare, però qualcosa c'è, ma molto molto di nicchia. E comunque dedicato alle donne, manca invece ancora una totale riscrittura della storia dell'arte che comprenda uomini e donne, cioè, ok? E questo nonostante le origini della pittura nella mitologia greca, diciamo, non, si racconta nella letteratura, diciamo, greca, si racconta che la pittura nacque ad opera della figlia di un vasaio di Corinto che per diciamo, prima che il suo amante partisse per una spedizione di guerra, al lume di candela, tracciò il contorno dell'ombra del suo amante sul muro per poter, avere con sé, l'immagine, del suo amante. Quindi la pittura nasce donna. E come sempre, come dire, c'è anche un che nel mito, un che di verità, no? Comunque un che di. Il fatto stesso che la pittura nasce per rendere un'immagine immortale, prima di tutto, nasce al lume delle candele e sul muro. Pensate, la pittura nasce, la pittura parietale nelle caverne primitive, anche lì ad opera probabilmente, ci sono dei recenti studi che dicono che era ad opera non degli uomini primitivi, ma delle donne primitive, che infatti, come dire, erano loro nelle caverne, mentre gli uomini andavano a caccia a dipingere e disegnare sul muro. Tanto che nella famosa grotta di Lescaut, dove ci sono le mani dipinte, avete presente? Sembrerebbe ci sono degli studi che dimostrano che sono mani di donna e di bambino. Eppure poi nel tempo invece si è sviluppato questo pregiudizio per cui ma le donne non sono, cioè non hanno una natura creativa. Alcuni, insomma, ogni tanto anche più banalmente sentite dire, io l'ho sentito spesso, no? Dice, ah, ma le donne di natura creano la vita, quindi non hanno bisogno di creare arte, no? O comunque, insomma, non ci sono donne geniali nella pittura. Questo non è affatto vero. E tra l'altro, aspettate che vado avanti un attimo di una pagina. Interessante questo che dice questa pittrice Grace Artigan, questo è il suo quadro. Vedete, non avete mai sentito nominare Grace Artigan, ovviamente. Lei dice: il problema non è se poche donne geniali sono riuscite ad emergere nella storia dell'arte. Noi rivendichiamo il diritto al limite ad essere mediocri, cioè, ve la dico così, nei manuali di storia dell'arte non trovate soltanto i geni, ok, trovate anche una serie di nomi
di uomini pittori che magari comunque non si conoscono, no? Ma sono comunque, hanno fatto un pezzo di lavoro. Cioè, il tema non è soltanto essere Picasso, o meglio, cosa sarebbe successo se Picasso fosse stato un uomo? Probabilmente quello che è successo alla sorella di Mozart, ok? Cosa sarebbe successo se Cézanne, che normalmente è considerato il padre dell'arte contemporanea, se Cézanne fosse stata una donna? Di sicuro non sarebbe oggi conosciuta come la madre dell'arte contemporanea. Ma il problema non è solo se comunque una donna geniale, come poteva essere geniale Picasso, si afferma comunque. Il problema è di tutte le altre, cancellate a prescindere da questo. Sempre negli anni, diciamo, dopo che negli anni 70 viene posto il tema, un gruppo di artiste, le Guerrilla Girls, all'inizio degli anni 80, pongono questo tema in maniera militante, come protesta, attraverso dei manifesti come questo, Nero su Giallo. Queste artiste anonime, un gruppo collettivo anonimo, e girano per non farsi riconoscere con il mascherone del gorilla. Ci sono ancora, cioè, se andate su Facebook trovate il loro sito, a volte espongono anche questi loro manifesti. Iniziano negli anni 80, in questa maniera militante, a mettere per scritto le cifre e inchiodare così un intero sistema Beh, dell'arte. sembra che addirittura la sorella di non mi ricordo quale musicista sia addirittura Sì, più brava dello stesso diceva appunto della musicista. sorella di Mozart, esatto. Esatto. Allora, e questo è uno dei primi manifesti che loro fanno, e dicono: ma è possibile che per entrare al MoMA di New York le donne devono essere nude? Perché solo il 5% della sezione dell'arte moderna del MoMA è di donne pittrici, però l'85% dei nudi sono di donne. Non a caso utilizzano il nudo, l'odalisca di si tengono anonime queste artiste perché non vogliono condizionare la loro produzione artistica né nel bene né nel male, cioè non vogliono utilizzare questa critica per farsi pubblicità, ma nemmeno per essere discriminate dal sistema. E tra l'altro, una riflessione, usano degli pseudonimi: le due fondatrici sono Frida Kahlo e Kate Gorwitz, come pseudonimi, diciamo. C'è un bellissimo libro intervista a loro due, è meraviglioso. Questo si trova ogni tanto nelle librerie, non so se proprio andate a cercare. E loro raccontano, tra l'altro, come a un certo punto decidono di criticare i loro colleghi maschi, cioè dicendo: attenzione, perché siete tutti responsabili, e anche chi accetta di esporre in gallerie dove sono solo maschi sono responsabili anche loro. Quindi attaccano direttamente i loro colleghi, che tendenzialmente tendono a dire: no, ma noi non c'entriamo niente, perché noi non possiamo condizionare i galleristi. Però a loro volta i galleristi dicono: sì, ma noi non possiamo vendere ciò che i collezionisti non compreranno. I collezionisti a loro volta: sì, ma noi non possiamo prendere ciò che la critica ignora. Cioè, in una catena di responsabilità, no? Dove tutti si scaricano l'uno con l'altro. Il tema però è che i numeri poi che loro mettono parlano molto 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 chiaro, e introduce anche un tema del sistema dell'arte, perché non solo le donne sono, come dire, discriminate, cancellate dai libri di storia dell'arte, eccetera, ma le loro quotazioni tuttora sono inferiori a quelle dei maschi. Vi faccio un esempio: una delle pittrici del Settecento, cancellate dalla storia, Constance Meyer, un suo dipinto esposto al Salon des Beaux-Arts di Parigi viene fortemente, duramente criticato dalla critica. Lo stesso identico quadro, sotto un altro titolo, viene attribuito al suo maestro maschio, Proudhon, e viene invece accettato dal mercato, e non solo, quantificato come valore infinitamente di più, perché considerato del suo maestro e non suo. Quindi c'è anche un tema del valore proprio dell'arte. E quindi, diciamo, da dove però viene come si dice, la discriminazione originaria? Allora, quali sono stati i problemi che le donne hanno affrontato nel accedere e diventare pittrice? Allora, prima di tutto, il primo tema
delle discriminazioni, diciamo, oggettive, chiamiamole così, è l'accesso alle scuole. Intanto guardate, ho scelto tra le prime immagini, anche la successiva, vedete, una scultura e di un nudo femminile, perché considerate che era già solo scolpire, soprattutto, ancora più che dipingere, un nudo femminile per una donna era una cosa che dovevi sfidare, anche alla fine dell'Ottocento, dovevi sfidare tutti i pregiudizi possibili e immaginabili. Guardate che bella, tra l'altro, questa statua, cioè è incredibile che non si conosca, giusto? E lei, impronunciabile il nome, Mary Bashkirtseff, era russa, come dire, la cosa che dice, la citazione che vi riporto è appunto: se fossi ricca, dice, la prima cosa che farei è fondare una scuola per donne. Pensate che alle École des Beaux-Arts di Parigi, cioè l'Accademia per Antonomasia d'arte in Francia, le donne hanno avuto accesso nel 1897. Prima non potevano accedere, ok, alla Royal Academy ancora dopo, e soprattutto anche nel momento in cui riescono ad accedere, poi non a tutte le lezioni, per cui per esempio le lezioni di nudo sono totalmente vietate. Come si dice, vietate. Ecco un'altra bellissima scultura di Hélène Berthaud. Lei fu una di quelle, anche insieme alla precedente, che si sono battute affinché si potesse entrare nelle scuole. Allora, tenete conto che poi dal Novecento in poi tutto il mondo dell'accademia viene criticato dall'arte contemporanea, ma fino a questo momento o tu entri in quei circuiti oppure non sei nessuno, perché non solo perché non hai modo di imparare il mestiere, ma anche perché non sei immesso, catapultato nel mondo dell'arte. Un'altra delle donne che si sono battute per l'accesso delle donne paritario alle scuole d'arte è Laura Knight. Questo è un suo provocatorio autoritratto di fronte a un nudo, perché, come vi dicevo, non solo le donne entrano tardi, hanno accesso tardi nelle scuole, in Inghilterra ancora peggio, alla Royal Academy, lei, Laura Knight, accettata nel 1936, quindi 230 anni dopo dalla fondazione dell'Accademia, ok? E non potevano appunto però ancora accedere alle classi di nudo, cosa che era fondamentale, fondamentale prima di tutto perché se non studi l'anatomia, il corpo, difficilmente puoi impararlo, ma perché soprattutto se non studi l'anatomia maschile e femminile, sarai comunque costretta come pittrice a relegarti in un ambito che è considerato minore, cioè nella ritrattistica piuttosto che nelle nature morte o nei fiori, no? Okay. Che erano considerati più tipicamente femminili, ma non hai accesso per esempio alla pittura mitologica o storica, che erano invece quelle principali su cui andavi a esporre nei saloni che contavano.